Gianni e poi a Paolo Pizzano. Sì, grazie a tutti voi. Io sono convinto che la principale sfida alla sicurezza dell'Europa oggi sia determinata da due fattori che sono strettamente legati: la destabilizzazione delle aree energetiche che circondano l'Europa, quelle che fino all'altro giorno erano sicure fonti di approvvigionamento. Parlo dell'Ucraina, se guardiamo ad est, parlo del Medio Oriente, parlo del Nord Africa. Soprattutto elementi strategici, fattori geopolitici che hanno determinato, sono in buona parte fattori che hanno determinato l'invasione, l'emergenza, ognuno la chiami come vuole, delle migrazioni illegali. Di queste parliamo, quando diciamo flussi migratori noi vediamo come problema ovviamente quelli illegali. E perché questo è il problema prioritario? Perché l'Europa ha dimostrato la sua assoluta incapacità di gestirlo. Se voi guardate la storia dell'Europa, ma forse dei popoli interi, credo che questo sia il primo caso nella storia in cui assistiamo a un paese, se pigliamo l'Italia, a un blocco di paesi, se guardiamo l'Europa, che ha rinunciato a stabilire chi possa o meno attraversare i suoi confini. Adesso dopo c'è un panel sull'immigrazione nel quale cercherò di tornare su questo concetto. Ma questo aspetto è fondamentale perché non era mai successo prima. Di conseguenza, accettando l'ingresso in Europa di chiunque abbia pagato dei criminali in Turchia o in Libia, noi abbiamo creato le basi per dimostrare al mondo l'incapacità dell'Europa di garantire la sua sicurezza, di conseguenza anche quella interna, perché la difesa dei confini significa garantire la sicurezza dalle minacce esterne. E siccome ci sono molti studiosi che ci hanno dimostrato, penso a Kelly Greenhill col suo libro Armi di migrazione di massa, uscito in America nel 2010, come questi flussi sono spesso usati come armi da paesi e gruppi di interesse per mettere in difficoltà paesi più forti, più ricchi, anche militarmente più forti, insomma, allora noi ci rendiamo conto della minaccia geostrategica che stiamo affrontando. Qual è il problema per l'Europa? Fondamentalmente, l'assenza di una deterrenza. Non riusciamo a esprimere deterrenza. La Turchia ci ricatta col flusso di migranti, paghiamo sperando che continui a mantenere l'impegno preso. Consentitemi una battuta: se avessimo applicato alla Turchia, quando nel 2015 aprì i confini e mandò in Europa sulla rotta balcanica quasi 2 milioni di persone, anche verso la Grecia, avessimo applicato alla Turchia come europei la metà delle sanzioni che applichiamo alla Russia per la crisi ucraina, probabilmente Erdogan non sarebbe più al suo posto o probabilmente la Turchia avrebbe dovuto cambiare politica. Io sono preoccupato, l'ho seguito negli ultimi 25 anni, i conflitti che hanno interessato anche noi, anche i nostri militari, dal Golfo 91 in avanti, e forse per questa deformazione professionale sono molto preoccupato dall'assenza di deterrenza. Perché se noi non riusciamo, pur con quello che spendiamo per le forze armate, l'Europa spende 213 miliardi di dollari ha speso l'anno scorso per la sua sicurezza, che non vuol dire essere una grande potenza, perché ogni paese ha il suo singolo bilancio, e forse è giusto così, visto che parlare di Europa sul piano militare è difficile, perché gli interessi dei francesi non sono i nostri, degli italiani, lo abbiamo visto in Libia, perché ogni gruppo di paesi europei o ogni singolo paese ha delle priorità strategiche diverse. Per i paesi della Mitteleuropa il problema grosso oggi è quello di fermare prossimi flussi migratori. La conferenza per la difesa e la sicurezza dell'Europa centrale in giugno scorso si è riunita, dove è presente anche la Slovenia, l'Austria e osservatori polacchi e tutti gli altri paesi della Mitteleuropa, ha deciso, se dovessero riaprire i turchi la rotta balcanica, di mettere insieme le loro forze militari e di polizia per fare un argine. È la prima organizzazione militare che si focalizza per fermare un'emergenza migratoria. E questo qualcosa ci deve dire sull'incapacità dell'Europa di affrontare un problema che difficilmente in passato avremmo considerato come un problema militare o di sicurezza militare. Quando parliamo di interessi europei ci sono tanti blocchi. Ad esempio noi italiani siamo molto interessati al fronte sud, perché è lì che ci sta esplodendo in faccia il terrorismo, la destabilizzazione del Nord Africa. L'est, la Mitteleuropa guarda più ai Balcani, ovviamente anche per le ragioni che abbiamo detto. Ogni paese persegue i suoi interessi. Allora forse noi dovremmo accontentarci come Europa delle nazioni, visto che non potremo fare un esercito congiunto e spendere i soldi tutti insieme come fanno gli Stati Uniti,
dovremmo forse accontentarci di avere progetti, programmi industriali legati alla difesa comune e perseguire insieme, ma questa volta veramente insieme, quelli che sono considerati da tutti interessi comuni. Proprio in questo senso, forse l'emergenza migratoria sembra in grado di dare a tutta Europa una visione comune su un problema da risolvere insieme. Se questo accadrà, avremo colto una buona occasione per lavorare per una volta insieme e non uno contro l'altro. Grazie. Di essere sintetici, se possibile. Ma, io prendo in prestito una cosa che ha detto l'ambasciatore Kelly parlando del fatto che l'Europa è la più grande potenza economica. E il paradosso è proprio questo, è la crisi siriana, il Medio Oriente, la lotta all'ISIS lo ha dimostrato. Solitamente siamo abituati a pensare che massimo PIL corrisponde massima capacità politica estera, capacità militare, di deterrenza. Nel caso dell'Europa, massimo PIL mondiale corrisponde a quasi irrilevanza strategica. E questo lo si è visto soprattutto alle porte di casa nostra, in Libia, ma soprattutto negli ultimi tempi in Siria. La domanda da porci è: noi stiamo perseguendo i nostri interessi? Io non ne faccio una questione di alleanze, le alleanze nella storia sono mutevoli perché devono seguire, dovrebbero seguire le priorità degli interessi nazionali. Aver destabilizzato, seguendo gli americani, la Libia di Gheddafi corrispondeva ai nostri interessi, siamo responsabili come europei e anche alla fine come italiani siamo stati costretti a fare quella guerra. Aver sostenuto la ribellione contro Bashar al-Assad, inclusa, diciamolo chiaramente, non quella moderata di cui parlano le cancellerie europee, ma quella jihadista, legata ad Al-Qaeda, ai salafiti, ai fratelli musulmani, che io non considero moderati perché perseguono una società basata sulla sharia, corrisponde ai nostri interessi? Io penso di no. Anche perché gli stessi movimenti che i paesi europei hanno sostenuto in Siria li combattono a livello ideologico e di sicurezza interna come terroristi a casa nostra. Quindi c'è un'incongruenza nelle nostre scelte strategiche. Erano i nostri interessi allargare a est la NATO? Forse erano gli interessi degli Stati Uniti nella competizione con Mosca, ma forse non erano i nostri interessi. Se noi guardiamo a quello che stiamo facendo in Medio Oriente, nella lotta all'ISIS, la nostra rilevanza emerge ancora di più. Una coalizione a guida americana che ha fatto una guerra molto blanda, ci hanno messo un mese a prendere Baghdad a Saddam Hussein, un mese a strappare Kabul ai talebani e ci vogliono dire che per sconfiggere l'ISIS ci vorranno degli anni. E noi mandiamo i nostri aeroplani in Italia privi di armi, perché noi non facciamo la guerra, e di conseguenza entriamo in un'ottica in cui comunque la nostra presenza è irrilevante sul piano militare, sul piano strategico è contraddittoria perché partecipiamo a operazioni che non corrispondono più ai nostri interessi nazionali. La domanda che dovremmo forci, il dibattito che in Europa dovremmo fare è se la nostra alleanza con gli americani ha ancora una ragione d'essere, ma non per scelte ideologiche, per divergenza di interessi, di priorità strategiche. Io sono convinto che non abbiamo più molti interessi comuni con gli Stati Uniti, anche perché da quando loro sono diventati autosufficienti sul fronte energetico e presto saranno grandi esportatori di energia, non hanno più quell'interesse che dopo la caduta del muro di Berlino hanno continuato ad avere in comune con noi, che era quello di tenere stabili le aree energetiche. E infatti negli ultimi anni hanno destabilizzato con la nostra ingenua, colpevole partecipazione la Libia, il Medio Oriente e l'Ucraina. Guarda caso i tre, lo accennavo prima, le tre aree indispensabili per l'autonomia energetica dell'Europa. Questi sono i dibattiti che dovremmo porci. In Italia parliamo, in Europa parliamo tanto di difesa europea, compriamo armi americane però, difesa europea, stanziamo denaro per... e poi ci compriamo l'F-35 che ucciderà la nostra industria trasformandola da progettatore e produttore di aerei da guerra in produttore di bulloni per le grandi aziende americane. Cioè, definiamo dove vogliamo andare, definiamo gli obiettivi. In questo senso credo che come europei potremmo avere obiettivi comuni, tenuto conto che quando si va sul terreno, in Libia come in Siria, ogni singolo Stato europeo cercherà di perseguire gli obiettivi relativi alle sue aree di influenza. E noi italiani lo sappiamo bene, visto che appunto in Libia abbiamo a che fare soprattutto con la concorrenza di tanti paesi, ma tra questi anche i nostri partner francesi e britannici. E concludo solo con un'ultima osservazione. È vero che senza la Gran Bretagna nella UE
abbiamo perso un deterrente nucleare, il paese che spendeva di più e spende di più per la difesa. Però abbiamo acquisito un'autonomia in più, perché la Gran Bretagna è stata sempre il paese che, per conto degli Stati Uniti, è il secondo azionista della NATO, ha sempre cercato di frenare le capacità europee per privilegiare la NATO. Una NATO che oggi parla con la lingua degli anglo-americani, non con la lingua di noi europei, su tutte le questioni strategiche. Quindi è vero che senza i britannici nell'UE abbiamo un'opportunità in più. Attenzione al fatto che questa opportunità non si traduca, e questo dipende dai singoli stati, in una maggiore egemonia franco-tedesca anche nel settore industriale, nel settore delle scelte strategiche per la difesa comune. Le giuste osservazioni appena fatte siano quelle relative alla sicurezza legata all'immigrazione, tema che la politica dibatte spesso e volentieri. Sì, grazie. Ma io prenderò alcuni spunti dagli interventi precedenti e ringrazio Mitteleuropa che oggi mi ha concesso l'onore di un doppio intervento, quindi proverò a essere breve. Qualche nota anche provocatoria in funzione di un futuro dibattito. Frontex, agenzia per le frontiere europee, non è Salvini, non è Le Pen, non è populista, dice che l'80% almeno di quelli che sono arrivati in Europa, in Italia, dalla Libia, sono migranti economici e andrebbero espulsi. E l'ho detto Fabrizio Leggeri, direttore di Frontex, agenzia europea. Problemi di sicurezza, sì, troppa gente muore in mare, molta di più muore nel deserto. Io sono stato in Niger 3 anni fa, li ho visti partire. Ho visto il paese, ieri ne parlavo con uno studente universitario qui a Udine, uno dei 3 paesi più poveri del mondo. Quando ci andai io, nel 2014, le statistiche dicevano che peggio del Niger si viveva solo in Afghanistan e in Somalia. Ho visto i bambini con la pancia prominente, con i capelli diventati biondi per la denutrizione, ma non sono quelli che noi accogliamo. Quelli non hanno i soldi per pagare i trafficanti. Qual è la differenza rispetto al passato? Che anche gli italiani poveri emigravano negli Stati Uniti, ma emigravano legalmente. Avete visto Ellis Island, il museo dell'immigrazione? Venivano tenuti in quarantena perché potevano avere malattie. Oggi chi arriva e ha malattie va negli ospedali e da lì scappa. Ne sono arrivati 650.000 dal 2013, 200.000 sono nel circuito dell'accoglienza, più o meno, 100.000 per ammissione stessa delle autorità italiane, non li abbiamo neppure registrati, sono andati per farli andare in Nord Europa. Questo ha fatto molto arrabbiare i nostri partner, anzi io credo che l'immigrazione illegale e selvaggia sia una delle cause che ha dato ai favorevoli al Brexit in Gran Bretagna quel qualche punto percentuale in più sufficiente a far vincere quel referendum. E Theresa May, allora ministro degli interni, ha preso a schiaffi simbolicamente Federica Mogherini quando varò l'operazione EUNAVFOR MED, una missione navale europea che ha messo in campo, prima si parlava di deterrenza europea, portaerei, navi da guerra per usarle come traghetti, anche se l'obiettivo era interrompere il modello di business dei trafficanti. Adesso io mi occupo di questioni militari, mi metto nei panni di un ammiraglio a cui arriva l'ordine: interrompi il modello di business dei trafficanti. Posso interrompere i traffici dei trafficanti. Abbiamo in questo modo, con questa accoglienza selvaggia, ingiustificata, perché? Perché non c'è nessun diritto internazionale che autorizza una persona a pagare dei criminali per attraversare autofrontiere, arrivare in Italia e dire: io non ti dico chi sono perché chiaramente non ho documenti, non ti rilascio neanche l'impronta digitale, però perché voglio andare in Svezia, dove ci sta mio nonno, e ti dicono: vai pure, accomodati. Ammiraglio Foffi, Marina Militare Italiana, parlò di questo pubblicamente a Bruxelles, in una commissione, raccontando che sì, è facile dire Dublino, ma però bisogna fare i conti con la realtà umana, quindi accomodati. E poi scopriamo che in Germania, quando cercano di espellere degli afghani, questi devono ammettere che se tornano a Kabul potrebbero avere dei problemi, hanno combattuto quei talebani. Ah beh, allora li abbiamo accolti noi i talebani. A Berlino ci sono le ronde cecene che si occupano di tutti i migranti, di punire le donne islamiche che però, vivendo in Germania, provano a vestirsi e a vivere come una libera donna della libera Europa. Abbiamo preso dentro persone di cui non sappiamo nulla. Questo non è mai successo nella storia dell'immigrazione. Si controlla, si. Io ho visto parecchie guerre, dal Golfo Novantuno in avanti. Chi fugge da guerre e persecuzioni, come prevede la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, passa il confine dei campi dell'ONU, chiede asilo. Chi vuole dare asilo manda le sue commissioni, l'intervista, per non portarsi a casa un farabutto, no? Perché tra l'altro la Convenzione prevede che tu possa
espellere una persona che ha compiuto reato, che viola le leggi del paese ospitante. Quanti di quelli che abbiamo accolto hanno distrutto i centri d'accoglienza? Tantissimi, nessuno è stato espulso. Se noi gli diamo l'idea che qua possono fare quello che vogliono, così ingigantiremo non la forza lavoro, ma ingigantiremo la forza della malavita. O incoraggeremo il fatto che si può anche delinquere, che non succede nulla. Non è un bel esempio che diamo, anche per i nostri figli. Però io non voglio sfuggire alle provocazioni che di prima, ai riferimenti agli aspetti economici. Sì, è vero che il business è importantissimo per i trafficanti, ma anche per chi si occupa del business dell'accoglienza. Quest'anno erano previsti quasi 5 miliardi di euro, l'anno scorso ne abbiamo spesi 3,8. Attenzione, forse i numeri quest'anno caleranno, stanno calando grazie alle recenti iniziative che hanno rallentato i flussi della Libia. Ma quando parliamo di 5 miliardi di euro previsti per l'accoglienza in un paese che quest'anno, nello stesso bilancio dello Stato, dedica 1 miliardo per cercare di sanare i problemi idrogeologici dell'Italia, voi sapete tutti di cosa stiamo parlando, sono cifre importanti, creano un'industria, l'industria dell'accoglienza, ha delle lobby, ha una forza economica importante. Però questa immigrazione, che dovrebbe servire per rimpiazzarle con le vuote, dare forza al lavoro, mi lascia molto perplesso, e tutto perché uno studio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, loro sì, in Libia, in marzo ha censito 390.000 persone che venivano dall'Africa, ma attenzione, vengono anche dal Bangladesh in Italia. Cosa fanno? Prendono il charter da Dacca a Tripoli, da lì c'è 1.100 euro circa, da lì c'è la milizia che li apporta direttamente all'imbarco, paghi altri 1.500 e arrivi direttamente in Italia. A me non sembra, chi ha 1.500 dollari, 2.500 da spendere in Bangladesh, là in Bangladesh non è povero, e torna ai bambini del Niger. Attenzione, perché rischiamo di restare vittime dei nostri pregiudizi, in un senso come in quell'altro. E se noi guardiamo a quello che da chi arriva dall'Africa, accidenti, da molte di quelle persone che arrivano dall'Africa arrivano da paesi che sono economicamente le tigri africane, con tassi di crescita dell'8-10% all'anno. Certo, non diventeranno la Svizzera domani, su questo ne siamo tutti certi, ma sono gli stessi paesi in cui arrivano per lavorare migranti da paesi africani più poveri. E allora noi non stiamo accogliendo i poveracci, noi stiamo accogliendo chiunque possa pagare i criminali per venire in Europa. Ci serve questa forza lavoro? Questa inchiesta dell'OIM in Libia diceva che intanto il 64% di queste persone che si trovavano in Libia a marzo erano lì per lavorare in Libia. E questo c'è sempre stato. Quando c'era Gheddafi c'erano 2 milioni e passa di africani che lavoravano in Libia. Perché preferiscono fermarsi in Libia? Anche per ragioni di vicinanza con le loro famiglie. Se dalla Libia devi tornare in Niger costa meno ed è molto più comodo che tornarci dalla Svezia, ad esempio. C'è un altro aspetto importante, benché tutti dicono non c'è nessuna relazione fra terrorismo e immigrazione, non è vero perché più del 10%, ormai ho visto gli aggiornamenti, degli atti del terrorismo, comunque jihadista, attribuito al jihadismo compiuto in Europa negli ultimi anni, da quando è stato fondato il califfato, sono stati compiuti da migranti o fuggitivi, come li chiamano in Germania. La Germania è un paese particolarmente colpito da questo fenomeno, anche se cercano di camuffare, perché l'impatto sulla società ovviamente è molto importante, tenuto conto che la Merkel ha deciso di accogliere più di 1 milione di persone senza neppure passare da un voto parlamentare per farsi approvare questo tipo di accoglienza. E questo ha creato molti problemi con i suoi alleati, anche la CDU bavarese, che ha approvato un documento che dice se proprio dobbiamo prendere dei migranti, prendiamoli cristiani. E allora qui arrivo al punto focale e poi concludo. Attenzione quando parliamo di multiculturalismo, contaminarci come abbiamo fatto in passato, perché io non ho nessuna voglia di avere in Europa, di avere vicino di casa, somali che praticano l'infibulazione delle bambine, eppure succede Andrea, da tanto tempo. Scusa, ma abbiamo sforato di molto. Allora concludo subito, dicendo il fenomeno migratorio dobbiamo analizzarlo anche dal punto di vista culturale. Gli americani hanno sempre preso degli immigrati europei, perché l'America è nata fondata da europei. Quando hanno avuto bisogno di schiavi, tra virgolette, per fare la ferrovia dal Pacifico all'Atlantico, hanno importato i cinesi. Non vorrei che stessimo facendo la stessa cosa noi, per poter dire, e concludo veramente, quello che disse Jens Weidmann, presidente della Deutsche Bundesbank,
quando nel 2015 arrivarono 1 milione di persone. Questi migranti sono risorse che permetteranno alla Germania di restare ancora a lungo competitiva sul mercato del lavoro, che vuol dire a mio figlio potranno dire: vuoi 600 euro al mese? Sono pochi, lui ne prende anche 300. Vi ringrazio.